Siamo con l'onorevole Marco Di Cosimo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Buongiorno, innanzitutto molti complimenti per questa iniziativa che avete presentato ieri insieme con i consorzi di Roma e di cui stavamo dando conto ai nostri radioascoltatori, ma sicuramente meglio di noi ce la potrà raccontare lei, come le è venuta l'idea e in che cosa consiste. No, dico la verità, l'idea è venuta diciamo a me parlando con qualcuno dei presidenti dei consorzi per il recupero delle periferie. Io credo che diciamo è importante che la periferia dimostri come al solito, ma non ha neppure bisogno di dimostrarlo, ma che diciamo renda partecipi tutti del grande cuore che normalmente ha. È chiaro che per posti che hanno lottato magari per anni per avere la scuola, pensare diciamo a chi oggi sta peggio di noi, nel senso a chi oggi ha magari in un minuto perso la casa e anche quelle opere pubbliche che servono tutti i giorni, credo che sia una cosa molto importante, io dico positiva, del quale vado molto orgoglioso, perché la periferia per questo ha sempre avuto un grande cuore, una grande attenzione per i problemi delle persone. Ecco, quindi, partendo da questo presupposto. Sì. Pronto? Sì, onorevole, ci sente? Sì, ecco, ci sono. Bene, diciamo, partendo da questo presupposto. Allora, abbiamo organizzato tutti i consorzi delle periferie, sia quelli che fanno il recupero per quanto riguarda, stanno predisponendo i piani urbanistici, quindi i consorzi di recupero urbanistico, sia quelli che fanno opera a scomputo, si sono riuniti tutti quanti, sono circa 80 consorzi in tutta Roma che lavorano, ad alcuni da poco tempo, alcuni da molto tempo, nelle periferie, abbiamo organizzato tra tutti i consorziati una raccolta di fondi. Io spero che sia una raccolta cospicua, ho detto insomma ai consorzi che non si presentassero con poche lire, perché altrimenti insomma mi arrabbiavo, perché soprattutto dobbiamo dimostrare il grande cuore che abbiamo. E niente, questa raccolta di fondi è iniziata ieri e finirà, io ritengo, a settembre. Speriamo di raccogliere una cifra consistente per destinarla alla realizzazione o a contribuire alla realizzazione di una ricostruzione di un'opera pubblica. Certo, per esempio a me piace molto l'idea di poter contribuire alla realizzazione magari all'arredo di una scuola, perché sappiamo che molti comuni dell'Emilia hanno proprio il problema che sono crollate le scuole, quindi i ragazzi a settembre non sapranno dove andare a scuola. Sarebbe importante un segnale, sarebbe importante poter contribuire a far ripartire la normale attività per i bambini e per diciamo quelle famiglie che hanno vissuto questo dramma. Io credo che questa iniziativa funzionerà, i presidenti sono tutti quanti contenti, chiunque ho sentito diciamo sono molto impegnati in questa raccolta. Io credo insomma che faremo un buon lavoro, raccoglieremo molti fondi e riusciremo a dare un impulso almeno ad un comune, un aiuto ad un comune per tornare alla normalità. Credo che sia una cosa importante alla quale io vado orgoglioso e sono contento che i consorzi, che la periferia abbiano con orgoglio e anche con passione accettato immediatamente questa nuova sfida. Assolutamente, tra l'altro poi nella giornata di ieri, che è stata la giornata dedicata alla presentazione di questa iniziativa, ci sono stati anche numerosi rappresentanti dei consorzi che hanno voluto testimoniare quale sia effettivamente la situazione in Emilia, insomma persone che hanno anche vissuto, se non direttamente e indirettamente, il terremoto. Mi riferisco a... Sì, qualcuno addirittura appunto ha parlato, un paio di due o tre presidenti di consorzi hanno preso la parola, tra l'altro c'era qualcuno che aveva parenti, c'era un presidente che aveva appunto una sorella che ci ha raccontato diciamo il dramma e anche la paura e lo spavento con lo quale continuano a vivere anche tutt'oggi questo dramma, che diciamo questa catastrofe che è successa in Emilia. È chiaro che questo ovviamente ha motivato ancora di più, ma io continuo a dire, il ragionamento è che dobbiamo davvero cercare di fare qualcosa. Io sono davvero contento che dalla periferia nasca diciamo questa volontà. Qualcuno ha raccontato di quello che ha fatto diciamo nei precedenti precedenti sismi che sono successi. Io per esempio devo dire che da ragazzo diedi una mano, andai a portare le cose sia in Friuli che in Irpinia, a portare diciamo dei viveri e cose del genere, quindi sono quelle cose che comunque sia rimangono all'interno diciamo delle esperienze di tutti noi. E ancora sono molto contento che tutto diciamo questa organizzazione sia coordinata dall'associazione Planet, che ha già fatto per esempio per il terremoto dell'Aquila, ha già fatto una raccolta dei fondi con le scuole di un municipio e ha attrezzato una delle aule di una nuova scuola che è stata realizzata, che ha attrezzato, oggi i bambini dell'Aquila usano quella scuola, quindi abbiamo già anche un'associazione che già ha un'esperienza diretta positiva in questo settore, che ci garantisce diciamo che tutto quello che noi faremo, tutti i soldi che raccoglieremo andranno fino all'ultima lira per costruire un'opera pubblica diciamo nuova o per contribuire alla costruzione di una nuova opera pubblica in Emilia. E questo è fondamentale insomma come garanzia anche di tutela da parte di chi poi andrà ad effettuare queste donazioni, mi auguro insomma veramente tanti dei nostri concittadini.
Onorevole, noi la ringraziamo molto, molti complimenti e in bocca al lupo. Grazie a voi, anche perché diciamo anche tramite voi, io sono davvero molto contento e vi ringrazio, perché anche tramite voi, appunto, se ci sono sicuramente dei cittadini delle periferie che ci stanno ascoltando, se magari appunto sanno che c'è un consorzio di recupero urbanistico, sia per le opere a scomputo, sia per il recupero urbanistico nel loro quartiere, insomma, sanno normalmente chi è il presidente, perché normalmente sono persone molto note nei quartieri, se si rivolgono a loro e anche con un piccolo contributo, noi abbiamo fatto un contributo, diciamo, che dovrebbe essere almeno di 5 euro, diciamo, comunque danno una mano per realizzare davvero un'opera vera, un'opera che io spero di vedere quanto prima, per andare su, metterci anche una targa, perché è importante testimoniare che la periferia si è mossa per chi sta più in difficoltà. Esatto, poi 5 euro insomma sono due colazioni al bar, dai. Assolutamente, due devo dire che io in questi giorni ho fatto qualche assemblea e sono sincero, lo spirito è positivo, si è visto anche là, spesso e volentieri ho detto che ci sarebbe stata questa iniziativa e qualcuno mi ha detto, bene, accogliamoli subito i soldi, quindi sono sicuro che ci sarà. Meno male. La possibilità di partire e di fare davvero una cosa importante. Onorevole, grazie, molti complimenti. Grazie a voi, buona giornata e buona continuazione di giornata. A lei, all'onorevole Marco Di Cosimo, presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale. Noi siamo giunti al termine di questa nostra prima parte, subito dopo l'incomodo, l'approfondimento con il professor Vittorio Sgarbi. Intanto ci fermiamo qualche istante.